Cari telespettatori di Televarazze, benvenuti al consueto appuntamento con la trasmissione culinaria Tavola con Televarazze. Quest'oggi abbiamo voluto girare la trasmissione in esterna, almeno farvi la presentazione dei saluti, perché il Signore ci ha donato una bellissima giornata. Il nostro amico Renato Grasso del Santa Caterina, il ristorante che abbiamo qua alle spalle, non ha bisogno di nessuna presentazione. E direi, cosa possiamo proporre oggi? Ho preso delle mozzarelle e ti lascio. Sai cosa ti faccio? Ti faccio una mozzarella in carrozza. Allora, andiamo a fare... semplicissimo, che si può fare così. Però puoi fare in due, ecco, bravo. Faccio due modi. Ti faccio quella semplice, l'altra rivisitata, ci mettiamo un gamberone dentro tagliato. Benissimo. Vai a mangiare, c'è il gambero. Mozzarella in carrozza. Un secondo, stacchiamo la nostra Anna, stacca la telecamera. Siamo giunti finalmente in cucina e vediamo il piano di lavoro del nostro master chef Renato del Santa Caterina, ormai imbandito. Allora, adesso partiamo da adesso per vedere i primi condimenti. Allora, qua abbiamo ingrediente che è il tuo sale. Sì. Poi vediamo. Passando a, qui a sinistra dello schermo, che stai aggiungendo del pepe nero. Ah, eccolo, perché tiro. Perché te sei il maestro, sì, del pepe nero. Hai messo due uova complete. Sì. Con tuorlo, albume. E un goccio di latte. Quanto un goccio di latte? Proprio un goccio, sarà un decilitro di latte, metà, anche se sia. Ok, vediamo che nel frattempo aggiungi un pugno del tuo sale. Un po' di sale, altrimenti sarebbe insipido. Andiamo a mesciare il composto. Ecco qua, qui siamo a posto. Poi ecco. Qui abbiamo la mozzarella. Una mozzarella normale? Sì, la mozzarella normale. E ne faremo una con la mozzarella di carrozza normale e una invece la facciamo con il... con un gambero. Con un gambero fianco. Ok. Beh. E poi vedo qua alla sinistra dello schermo c'è del pane, che c'è del pane. Del pane in cassetta, che adesso andiamo a tagliare. Sì. Si possono fare anche lasciare così, ma è un po' più elegante se lo tagliamo. Questo non l'ho tagliato. Eccolo qua. E questo rimane via. Questo non ci serve. Cioè abbiamo fatto le nostre ossa di pane, se sì, così volgarmente sì, si possono chiamare. Andiamo a tagliare la mozzarella abbastanza fine, sì, cioè mezzo centimetro, sì, ma sai, si può fare anche di più, eh. Adesso andiamo a fare questo lavoro qua, andiamo a mettere questa e cerchiamo di metterne una da questa parte. A questo punto qui noi chiudiamo, la mettiamo qua. Ok, questa invece facciamo così, mettiamo questa, mettiamo anche questa. Poi andiamo a metterci questo. Anche questo lo tagli finemente? Eh sì, sì, perché altrimenti mi fa fuori... Su qua è un gambero? Un gambero argentino normale, un gambero congelato. Che si può usare sì, anche... Sì, per l'amor di Dio, ci manca. Fresco volendo? Sì, fresco, signoria, eh. Più sono freschi, più sono buoni, eh. Allora, che operazione bisogna fare adesso? Sì, adesso andiamo a schiacciare leggermente il questo. Sì. E fai queste operazioni perché? Perché così almeno si solidifica un po', sai? Assorbe l'acqua in eccesso. Assorbe l'acqua in eccesso. Adesso noi la mettiamo così. Però si potrebbe passare anche nel pane, fare un pane molto sottile, sai? Sì. Ed eccolo. Ce l'hai lasciato in pochi istanti? Sì, sì. Tempo di... Che ricordiamo che è un composto di due uova, un po' di latte, pepe e sale, quanto basta. Quanto basta. Adesso la lasciamo riposare un attimo e nel frattempo noi ci prepariamo il contorno. Benissimo, ok. Andiamo a prendere. Allora, intanto che le nostre mozzarella in carrozza riposano, noi andiamo a fare il guarnimento, giusto? Sì, metto una goccia di... Questa insalatina che ricordiamo come l'hai fatta. Allora, prima di tutto è carote. Carote, un po' di sedano. E un po' di cipolla. E un po' di cipolla. E un po' di zucchina, sai? L'hai tagliata la julienne. Sì, e poi l'ho messa nell'acqua fredda, l'acqua ghiacciata. Perché? Perché così almeno si arriccia, sì. E poi anche perché abbiamo dovuto togliere il forte del porro. Certo, certo. Ho detto due gocce di aceto, questo è aceto di vino. E qua prima ci avevi messo un pizzico di sale, sì. Ok. Adesso poi... mettiamo l'olio,
abbastanza abbondante. Ecco che sì, l'olio ci vuole. Mettiamo quello dell'Arnasca, Bene. Cooperativa di Arnasca. Allora, adesso dovresti aggiungere due goccette di... Questo qui è proprio di succo d'acero. Ah. Eccolo lì. Emulsionare. Aspetta, vai. Andiamo a emulsionare il tutto, no? Il tutto, sì. Ecco qua. Adesso andiamo a versarcelo sopra. Anche questo lasciamo riposare un attimo, nel frattempo andiamo a friggere le mozzarelle. Che hanno già ripesato, sì, quanto basta. Sì, esatto. Un bel fuoco e sopra una padella che hai aggiunto dell'olio di semi. Sì, bello pronto. Mentre attendiamo che si scaldi l'olio nella nostra padella, tanto guardiamo il piatto. Cominciamo a mettere un po' di insalatina. Che ho entrato tanto. Va benissimo quello lì. Che la mozzarella non possiamo metterci una fogliolina di... E adesso dovremmo essere pronti con questo, eh? Facciamo la prova del 9, Renato, a vedere, sì, se l'olio è caldo. Sì, ma ci siamo. Sì. Sì, ci siamo. Okay. Ricordiamo che olio di semi di girasole. Esatto. E andiamo a friggere le nostre mozzarelle fatte in due modi diversi. Esatto. Perché una la voglio mangiare anch'io, eh? Porca, bella. Bussano la porta. Lasciamo andarla che si riposi un attimo. Saranno pronte, Renato? Sì. Perché devono... Pochissimi minuti. Sì, ma bisogna dargli il tempo che la mozzarella all'interno si sciolga. Certo. Si possono anche far passare, volendo, si possono anche far passare una panure. Per fuoco ovviamente l'hai abbassata adesso. Eccolo qua. Ho visto che l'hai appoggiati su uno scotex. Sì, per far sì che si asciughi, esatto, l'olio in eccesso, esatto, giusto? Tu l'olio in eccesso che si... Ecco, vedi? Vedi che ha lasciato un po' di olio? Certo. Vedi? Siamo? E questa io direi di... Cosa dite? Così vediamo dentro. Questa è quella col gambero. Mettiamo qua così. Al guarnimento del tuo piatto opera d'arte cosa stai usando? Una classe di balsamico. Renato, se è buono come bello, deve essere veramente spettacolare. Lo possono fare tutti, dai. Che arrivi a casa, quindi cosa vi dico qui? Buon appetito, dai. Che è un petit morceau, li chiamano i francesi, no? Piccolo morso. Avete visto che semplicità? Riuscirei a farlo anch'io questo piatto. Sì, io penso che riescano a fare tutti un piatto così. È bello, semplice, però ecco, anche per i bambini, guarda. No, più che altro che è un piatto veloce. Certo. Allora, per i bambini ci possiamo associare qualche bevanda... Sì, una Coca-Cola, una... E per noi adulti? E beh, per noi adulti un bicchiere di vino. Che bicchiere Ma di vino, questo, dai? Questo è un aperitivo, ci starebbe bene una bollicina, un vino mosso, un frisantino. Un buon prosecco, sì, dai. Sì, un prosecchino. Un buon prosecco. Sì, perché... Te ne hai prosecchi? Oh, quelli di uno ce lo so. Beh, allora andiamo a sapare che lo assaggiamo. Ma quasi... Noi l'avevi già bevuto un bicchiere, perché stamattina mi hai fatto perdere un sacco di tempo. Non fare la spia, che qua mi mettono in croce. Ma che croce? Finché ce lo beviamo noi va bene. Bene. Ragazzi, è una ricetta abbastanza semplice. Provatelo. Veloce.
Mi sa che dire il colpo di com'è. E buon appetito. Buongiorno. Ciao.